La Regione Molise negli ultimi anni ha dato sempre la massima attenzione ai progetti LIFE cofinanziati dalla Comunità Europea e quando alcuni anni fa ci fu prospettata la possibilità di aderire al progetto A4Climate immediatamente abbiamo dato la disponibilità, in particolare per il fatto che in Molise esistono molte faggete, soprattutto nell'area matesina dove ci troviamo oggi, ma anche altre faggete sono presenti nell'Alto Molise in provincia di Isernia. In particolare in questa occasione è stata data molta attenzione al discorso portato avanti dal progetto che prevede la gestione delle faggete rispetto ai cambiamenti climatici che in questi ultimi anni stanno facendo sentire la loro grande influenza. Ci troviamo a Rocca Mandolfi, comune che è stato scelto dove realizzare le aree dimostrative proprio perché Rocca Mandolfi è il comune che ha la maggiore estensione di boschi, in particolare faggete. Inoltre il comune di Rocca Mandolfi è molto attento alla gestione forestale, infatti sono diversi anni che provvede alla realizzazione dei piano di gestione forestale. L'ultimo piano di gestione forestale che è in corso di preparazione proprio in questo periodo si vedrà poi interfacciato con i risultati che verranno fuori dalla sperimentazione del progetto A4Climate. Inoltre voglio sottolineare l'attenzione che sempre dà il comune di Rocca Mandolfi alla risorsa bosco perché questo è uno dei pochi comuni dotato di un corpo forestale comunale, al cui comando c'è un maresciallo che provvede a fare le martellate e che anche in questo caso cercherà in tutti i modi di realizzare i prossimi interventi sulla base delle risultanze che verranno fuori da questa sperimentazione di A4Climate. Il progetto A4Climate mira a comprendere quelle che sono le modalità di accrescimento dei popolamenti di faggio in relazione alle condizioni climatiche. Per far ciò, nell'ambito del progetto sono state avviate una serie di analisi di tipo dendroclimatologico facendo uso di dati di stazioni meteo prossime al popolamento. Tuttavia queste stazioni spesso non riescono a cogliere appieno quelle che sono le variazioni microclimatiche all'interno del popolamento e che invece possono essere funzionali ai fini gestionali. Per tale motivo il progetto A4Climate ha previsto l'installazione di 4 stazioni meteo per ognuno dei 3 siti dimostrativi in Toscana, in Molise e in Sicilia, posizionate ad esposizione nord e sud e a quota alta o bassa del popolamento per cercare di cogliere proprio queste differenze. I risultati di queste analisi possono essere utili a gestori per cercare di capire quando è più opportuno intervenire, ad esempio, nei tagli di rinnovazione o di diradamento.